Ha brillato. Un attimo brillando, però aspetta. Forse ho visto male io. È un pilone. Particolare. Sai, si dice che i piloni a volte siano. Sta brillando? Ella qua. E adesso non più. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Qui? Eccolo, eccolo, eccolo. Vedi che nel bosco. Non delude mai il bosco. C'è qualcuno? Puoi provare ad avvicinarti ancora di più, farlo arrivare fino all'arancione, al giallo. Anche questo, se volete. Ecco, infatti. Non escludetemi. C'è qualche masca qui? Puoi provare a fare qualche rumore? Avviciniamoci a quel pilone. Sì. Sì. Ho letto. Secondo me l'arancione stava arrivando. Secondo me ma pilone... allora, i piloni votivi, cioè, si dice. Muovo, guarda. Che siano stati costruiti non sempre. Poi, però ho letto in alcuni libri che vennero costruiti in zone dove magari c'erano dei culti pagani o comunque un nodo di energia. Sì, infatti. E più sale su e più si illumina, no? Dove c'erano magari come si dice non accampamenti, però magari dove facevano determinati rituali. Certo. Sì, anche lì in automatico molti storici sostengono che queste le masche siano comunque legate a ai celti, a una cultura celta e che alcune delle loro pratiche derivino proprio da lì. Certo. Potrebbe essere. Beh, se pensi anche soltanto al culto della luna. Certo, anche alla natura, quindi. Certo. A solstizi, guarda. Eccoci qua. Vicino al pilone. E qui ragazzi non c'è nessuna energia, nessun Enel che passa da qui. Qui siamo in mezzo al nulla, ragazzi. Bene, bene. Allora, qui c'è qualche nodo energetico. Anche il K2. Vieni. Guarda, fa anche suonato. Sembra che ci sia qualche filo, qualcosa qui. Questa roba qua non sia un po' radioattiva? No, non credo. Ma poi non prende la radiazione in K2. C'è qualcuno qui? Se sì, potete provare a fare qualche rumore, a lasciarci detto qualcosa alle telecamere. C'entrano le masche? E qui c'è roba potente, guarda come fa l'RF, amo. Aspetta un attimo. Ti fa picchi anche a te? Minchia. Il mio è l'unico che ha. Mi so, faccio una ripresa. Aspetta, voglio capire una cosa. Se ho il volume a palla, non credo. Puoi provare a fare qualche rumore, per piacere? Puoi provare? Cioè, amo, guarda qua. Ma come cazzo? Ma qui sbarella tutto. No, infatti è proprio tutto. È come se fosse volume a palla, sì, qualcosa sì, ci fosse. Un clip, guarda, sì, proprio. Sì. Ci vedere bene a casa. L'abbiamo piegata perché se no ci tagliamo. E guarda, stiamo un attimo tutti zitti e guarda che non va giù. No, infatti. Come può essere? C'è qualcuno che sta cantando? Cioè siamo in silenzio. Non è il vento, non può essere. No, infatti. Vento. Ma poi c'è anche questo che. Guarda, fa gli stessi movimenti dell'RF, amo. Guarda qua invece è normale. Come mi avvicino, vediamo, vogliamo avvicinarsi. Come ecco. Se ci fosse. Ma che cavolo è? A lasciarci detto qualcosa alle telecamere.
c'entrano le masche? E qui c'è roba potente, guarda come fa il RF. Aspetta un attimo. Ti fa picchi anche a te? Minchia. Il mio è l'unico che... Adesso faccio una ripresa. Aspetta, voglio capire una cosa. Se ho il volume a palla, credo. Puoi provare a fare qualche rumore per piacere? Guarda, qua invece è normale. Come mi avvicino? Vediamo, vediamo avvicino. Se ci fosse... Ma che cavolo è? Puoi provare a dirci il tuo nome? Chi sei? O forse c'è solo un nodo energetico qua, Più che entità, credo che ci sia un nodo energetico qua. Ma cosa sono venuti i nodi energetici? Che magari se hanno fatto qua dei rituali. Allora, un po' come quando tu vai in chiesa. Io non sono credente, ma quando vai in chiesa, talmente la gente prega. Quando certo. La preghiera col cuore. Esatto, che crei comunque, produce energia. E quindi secondo me qua c'è la stessa identica cosa, che però rimane in loop nel tempo, cioè quindi è una roba proprio potente. Cioè. Non ci sono altre spiegazioni, perché qua ragazzi, cioè noi siamo in mezzo al nulla. Siamo nel bosco più totale, guardate. Poi tutti gli strumenti sono andati in palla. Tu hai il microfono della telecamera. Ti dà... È normale, tranquillo. È normale, sì. E questi sono proprio dei... E poi anche come se andasse a ritmo. Cioè, se ci fai caso, l'RF che va in bomba così dritto è la stessa cosa che sta facendo il tuo che va... Questo no, non cazzo. Ma secondo me appunto non c'entra niente con le entità. Puoi provare a lasciare detto qualcosa alle telecamere se effettivamente c'è qualche entità? Potresti mettere proprio il kit... Solo che la mia, sai che quello va a tempo, che dopo un po' se non ti registri si esaurisce. Minchia, potrebbero essere anche no. Noi diciamo sempre che potessimo essere dei segnali alieni. Sembra un morso. A me sembra un ritmo musicale, ragazzi, ditemi quello che volete, ma io sento un ritmo musicale. Poi faccio una base metal adesso. Dei rituali. Sì, sembra tutta una cadenza. Ci starebbe. Se lo bravo, non è che il vento. No, il vento non c'entra niente. No. Le intemperie non. Pazzesco. Non vanno a. No, infatti noi diciamo. Diciamo che le entità non vengono a terra. È proprio qua. C'è qui. Perché noi ogni tanto facciamo le prove, no? Dove vediamo, abbassiamo, non c'è. Alziamo e c'è. È proprio secondo un punto così specifico. Un cerchio. Può essere. Gridavano le bestemmie contro il paese. Bestemmiavano.
Può essere che magari qua venivano anche per fare rituali di guarigione, non so, nel bosco, anche perché qua c'è il fiume, forse. No, fiume ma anche qualsiasi rituale, se tu lo fai nei boschi, in mezzo alla natura, è amplificato la potenza. Sì, sì, anche perché magari, non so, il pilone chissà di che anno è. Non c'è scritto, vero? Sì, sì, c'è un anno. C'è un anno, vediamo. Sarebbe interessante sapere. 1911. Potrebbe avere un senso, se è stato scritto da quelli che l'hanno fatto. Solo quel punto. Solo di là. Perché i piloni, se io sono delle, ho questa teoria che vengono proprio eretti nei punti in cui c'erano, avvenivano. Tra l'altro anche Villa Giulia, ti ricordi? Che c'era tutto il discorso che era un punto celtico e dove c'era il pilone dedito alla Madonna, anche lì era un punto dove... Sì? Sì, sì, ha ragione Elena. Sei meno scettico? Cioè, solo su punto. Su punto qua. E può essere che poi in questo punto ci sia un... Può essere, perché li definisco nodi energetici, che vanno in loop nel tempo. Che qua la colonnina non c'era all'epoca, quindi sì, magari usavano proprio questo punto, facevano un cerchio. Perché poi questo è proprio un rialzo, c'è sì. Esatto, quindi tu una sorta di altare. Da qua vedevi tutto il paese. Anche una sorta di altare. Vedevi tutto il paese da qua, credo. Pazzesco. Prova ad avvicinare ancora il K2. Questo perché potete infatti... provare anche a illuminare il K2 per piacere. Proviamo a metterlo là. Vedi che se tu lo sbatti fa cosa brilla. Avete voglia di lasciarci qualcosa alle telecamere? Un ritmo, ragazzi, io sento un ritmo qua. Sì. È una roba tribale quasi. Sì. Tamburi. Poi io direi che possiamo scendere, abbiamo visto. È abbastanza. Sì. ci sta un po'. No, più che altro mi stai cominciando a colare il naso dal ferro. Ah. Sì. Voglio solo provare ad andare un attimo giù di là. Se non volete, voi restate qua. Voglio solo provare. Sì. Ma infatti l'altra volta noi dovevamo venire qua a farci la passeggiata. E come mai lo sei venuto? Perché non mi lo dico? Ah, ma sì, perché questo è quello che non conosco. Sì, comunque qua venirci a fare i rituali, ragazzi, è una figata. Il bello di abitare in posti così. Sì. Allora lì c'è una. Vedo che c'è una staccionata. Sì. Sì, arriviamo solo fino a lì, poi scendiamo, sì. Che bello, mi gusta. È un po' inquietantino. Questo rileva la bene amata. Facciamo un attimo di se potete provare a fare qualche rumore per piacere, se c'è qualcuno. Sono collega di sentiero. Sì, ti anche te ancora picchi. Voglio fare un esperimento.
aria ce n'è, è possibile che sia il vento. Allora, in teoria lo so. Allora, in teoria lo sto proteggendo. Sto coprendo. Mm. Super. No, boh, particolare come cosa. Ok, possiamo scendere, ragazzi. Okay. Qua proprio c'è, è proprio qua. Sì. Secondo me è seduta così che ci guarda. Ma no, te l'ha spiegato. Anche perché sennò se ci fosse stata un, tipo, un'entità questo si sarebbe illuminato, giusto? Allora, non è detto, però non avrebbe avuto un... Ma proprio il lumacone. Perché le entità, secondo me, hanno dei picchi non costanti. Quello ha più quasi un ritmo. Mm-mm. E questi ritmi così li percepisco come proprio un loop energetico, temporale, cioè di un qualcosa che è rimasto lì. Sì. Madonna, quel lumacone, che senso? Dov'è? Là. È lì. Però per farci anche il pilotto lì, vuol dire che era risaputa la cosa. Caso strano. Il caso strano è proprio un pilone qua. Mm-hmm. Ma e in mezzo fatti... poi tra l'altro qua, non sì. Nulla. Sì, sì, sì. Vuoi andare davanti così vedi? Grazie. Sempre un po' per il fatto che dicevi prima, se la gente veniva qua si fermava e pregava, c'era più energia. E certo. Hai sentito il rumore? Fa vedere, aspetta che lo riprendo. Quindi questo coso qua ha fatto un rumore, non so come mai. Queste sono quelle brillate proprio sane. Aspetta che qua. Spengo, se non si vede niente. Vedi che anche qua c'è roba radioattiva sotto terra. Sì, ma del radioattivo non lo prende. No, ma per dire, così. Però un giro col metal detector qua io lo farei. Sai cosa trovi qua sotto? Però vedi che adesso sta smettendo. Quindi sì, era... io sono fermo. C'è qualcuno qui? Puoi provare a fare qualche rumore? Facciamo un po' di silenzio. Mi ha toccato qualcosa nella ok. Puoi provare a fare qualche rumore? Adesso è come se si fosse un po'... Di nuovo. Particolare come cosa. Mm. In mezzo a nulla. Mm. Vabbè, non spiegarmi. Mm. Allora ragazzi, noi ci stavamo dirigendo verso la chiesa, verso il castello, quindi avevamo spento le telecamere e l'RF in questo punto ha iniziato a brillare. C'è qualcuno? Ho smesso. Vedi? Ah, però io ve l'ho detto, ho attivato un attimo il telefono perché... No, ma eri troppo lontano. Lì, sì, infatti. No, non è che magari ha preso... Guarda. Adesso l'hai attivato? Sembra di averlo spento, aspetta. Sì. No, ma eri lontano. Poi per carità potrebbe essere stato anche il telefono. Però sta brillando ancora? Un po'. Leggermente. Adesso si è fermato. Il rumore che avete sentito, ragazzi, deve essere... È quel forno. Esatto, c'è un forno sì. Aperto. Io, secondo me, penso che al castello potrebbe effettivamente esserci qualcosa.
Ma andiamo direttamente al castello. Io sono per andare direttamente al castello. Mm-hmm. Perché la chiesetta secondo me non... Noi diciamo che se non ci possiamo entrare stasera. No, beh, in realtà neanche nel castello, cioè neanche dentro il castello possiamo entrare, però possiamo stare fuori e comunque loro sono state, cioè il processo si è svolto lì. Sì, diciamo loro che... Loro comunque vivevano qui, questa era la loro comunità, però le sofferenze maggiori secondo me le hanno patite lì. Le hanno vissute lì, certo. Beh, qua, però... No, però qua... Qua hai anche le telecamere. Infatti. Qua ragazzi... Chissà dove avevano le case, vero? Queste donne. Purtroppo non si sa tanto della loro vita privata, cioè del loro lavoro. Per esempio ci sono altri processi come quello di Rifreddo in provincia di Cuneo, che sì. Di cui ho parlato. Là sappiamo già di più sulla vita delle masche, perché si parla proprio della loro situazione sociale, economica. Qua invece si sanno i loro nomi, con chi erano sposate, bene o male. Tra l'altro adesso non mi ricordo chi, ma una di loro era stato forse processato anche il marito, addirittura. Sì. Come complice. Sì, sì, sì. Un particolare che sta brillando però qua, eh. Sì. Boh, potrebbero essere state di qua. C'è un profumo di gelsomino. Sono quelli, i gel, sì. Allora, ci vuoi dire dove stiamo andando adesso in questo momento? Ci siamo spostati, ragazzi. Ci siamo spostati, siamo andati da Levone a Rivara. E qua c'è un castello, ed è il castello in cui hanno fatto il processo alle donne, appunto, di Levone. E quindi pensiamo possa essere interessante, perché potrebbe esserci qualcosa, e anche perché qua comunque loro sono state torturate sicuramente, imprigionate, incarcerate. Sappiamo che, come dicevo all'inizio, una di loro, Francesca, a gennaio del 1475, il processo era iniziato nel 1474, è stato documentato che lei fosse ancora interrogata sotto tortura. Poi non si sa che cosa ne fu, cosa successe a Francesca, cosa le sia accaduto. Sappiamo solo appunto che si è trovata nel castello per così tanto tempo, quindi incarcerata. Abbiamo passato anche la mezzanotte. L'ora dell'estate. Esatto. Il micio ci sta accompagnando, ci sta facendo strada. C'ero. Che carino. Che carino. Comunque è strano, cioè ho la batteria ancora carica. Da quanto tempo è che sto registrando? Ma non è, si è scesa neanche di una tacca? No, non è scesa manco di una tacca. Minchia. Sta brillando. Vieni, vieni, vieni. Ecco. I telefoni sono... Assolutamente mio, sì. Controllo, ma... C'è qualcuno qui? Sì. Okay. C'è qualche masca? Potrebbe essere... C'è le tue. Aspetta, c'è normale. Potrebbe essere magari la via che hanno percorso. Infatti. Adesso è fermo, tra l'altro. Adesso di nuovo. E qualche masca? C'è qualche masca qui? Se sì, puoi arrivare fino all'arancione, per piacere. Io sento tipo una musica. Ma arriva da laggiù. Sì. Sì, sì. Io sono creato una base. Perché? Sperava che fosse un nuovo impiccato. Tipo. E c'era un cazzo di cappotto. Guarda qua. Urca. Avete percorso questa strada? Potrebbe. Siete voi?
secondo me sì. Lasciateci detto qualcosa anche nel microfono. Esatto, provate magari ad avvicinare e potete tranquillamente parlare e dire quello che volete. Noi poi vi ascoltiamo a casa. Fai picchi. Adesso fermo, guarda. Ed è strano quando si ferma e poi riprende. Sei ancora qui? Ti va di accompagnarci? Di farci compagnia? Chissà quanta paura che avranno provato. Proviamo ad andare, dai, che sono curiosa. Il micetto ancora ci segue? Sì, è davanti. Guarda. Ti ho detto che ci sta accompagnando. Per un fondo di croccantini gli apro i cancelli. Vede nulla. Ma avete il Google Maps? Sì. Spengo le luci perché sennò inizia ad arrivare il mondo qua di insetti. Ecco. Vediamo se si vede. Dovrebbe essere qua dentro. Ciao, mettiamo. Ma piccolino, ma amore, ma amore, quella è la bistecca? No, una pietra. Sono i croccantini. C'ho anche il latte. C'ho i piccini. C'avete la pappa qua, amore. La salmaca, che grano, grossa. La vostra, ecco. Ciao, vaffanculo. Piccolino, piccolo, questa gotta piccolino, povero. Facciamo attenzione a non pestarli, allora. Sì, no, è ok. Un po' era quello e un po' era la pizza alla casa, ecco, come dicevo. Mamma mia, sti insetti, che palle. Anche qua sta brillando. Adesso si è, però si sta proprio brillando. E comunque secondo me questo punto qua, come dici tu, è sì, particolare. Sì, sì. Sì, questi punti sono strani. Mizzica, ma se tu pensi anche al dolore che hanno provato, lì sì, si è come sprigioni proprio. Come rabbia, rabbia e paura. Come cammini. È stata una sorta di processione. Probabilmente sì, probabilmente sono state scortate tutti che magari guardavano. Magari lanciavano le pietre. Sì, infatti. Peccato. Allora ragazzi, qua è il castello, ovviamente non si può entrare. Non si sa neanche se si può entrare di giorno di qua, proprio no. Ho detto non
accedete assolutamente alla struttura, recarsi dopo le ore 8 presso il comando stazione. Quindi di giorno è aperto. Il castello dovrebbe essere più là. Sarebbe stato carino riuscire a entrare. Però secondo me è lì la strada. Vediamo già. Se magari qua sta brillando. Io l'ho visto un po'. Io l'ho sentito suonare. C'è qualche masca qui? Che si è trovata in questo luogo. Potete provare a lasciarci anche qualche messaggio per piacere, se avete voglia di farvi sentire. Siamo qua ad ascoltarvi e a dirci che ci dispiace per quello che vi siete dovute subire. È particolare che qua niente, invece giù di là sì. Infatti. Chissà se si è entrando cosa non c'è in quelle sale. Potete provare a fare qualche rumore se ci siete. Era proprio più di là. Probabilmente è un punto in cui hanno patito molto, forse questa camminata magari della vergogna. Bisogna anche capire se magari di qua non entravano neanche, magari. Noi adesso lo vediamo così, magari entravano per vie traverse, sì. E quelle erano le vie in cui magari loro venivano anche trascinate. Me ne immagino le scene dove vengono anche trascinate per tipo capelli. Per capelli, sai? Sì, può essere. Anche se credo che siano proprio state arrestate inizialmente, poi lasciate lì praticamente a essere torturate. Povere donne. Poter entrare dentro, trovare qualche sala delle torture, magari qualche sala brilla tantissimo. Sentite, noi tra un po' andiamo via. E ci teniamo tantissimo a dirvi che davvero ci dispiace per quello che vi è capitato. Purtroppo l'essere umano sbaglia e quando sbaglia combina guai. Vi chiediamo per l'ultima volta, avete voglia di farvi sentire anche soltanto con un messaggio in telecamera oppure avvicinandovi a questi strumenti che si possono illuminare? Potete farci questo regalo per piacere? Ha brillato, vero? Ha dato un attacco. Ecco, grazie. Noi siamo contenti così. Almeno sappiamo che ci avete ascoltato. Wow. Vedi che prima non brillava qua. È perché loro se tu sei sincera ti leggono, ti sentono nel cuore. È per quello che poi a volte hanno queste reazioni che tu dici, beh, non speravo invece. Grazie mille e sono sicura che adesso riposate in pace. Almeno lo spero, ce l'auguriamo. Certo. Anche perché con tutto quello che hanno sofferto infatti. Nella vita, almeno che sia... che ci sia la serenità e la pace nell'altra dimensione, ma sicuramente è così.
questi sono segnali che vanno tu così. Puoi anche lasciarci detto qualcosa alle telecamere, poi noi ascoltiamo a casa. Ho visto qualcosa dietro, con, dietro di te, ma non so se sarà l'ombra forse. Beh, direi che grazie. Siamo contenti. Siamo contenti, sì. Aspetta. Per me è stato già una soddisfazione. Dov'è? Eccolo lì. Eccolo! Ce l'hanno mandato. Ci hanno mandato a salutare. È vero, un altro segno, sì. Il gatto nero. Poi, proprio sì. Quando abbiamo detto... Appena ce ne siamo accorti è scappato. Sì, abbiamo detto ok, direi che è. Siamo girati e c'era il gatto. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa avventura e ringraziamo tantissimo Mascalena per averci portato in questo posto meraviglioso. Grazie a voi. E niente, quindi... veramente vi vogliamo dire, andate, per chi non la conosce già, nel canale di Mascalena, che appunto si chiama I Misteri del Focolare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io vi lascerò, come avevo già accennato nel primo video, in descrizione il link del video dove parla proprio di Levone, perché vale la pena proprio ascoltarlo e vederlo. Quindi vi chiedo soltanto le vostre impressioni, cosa avete provato, cosa avete percepito. Io sono particolarmente contenta, cioè è stato veramente molto emozionante, non pensavo. È la prima volta che faccio questa cosa, che quindi per me è un'esperienza, anzi per noi direi, un'esperienza totalmente nuova e... l'ho trovata veramente interessante e mi sono sentita, soprattutto adesso, quest'ultima parte che abbiamo fatto qua, molto connessa a questo mondo e a queste donne, perché io lo dico sempre, e noi ovviamente le vediamo come qualcosa comunque che è successo tanti anni fa, però sono effettivamente donne che hanno sofferto tanto e non importa quanto tempo sia passato, è importante empatizzare con loro, con quello che hanno vissuto e non dimenticare ciò che hanno, quello che le ha accaduto, sono dovute subire, assolutamente, infatti. Quindi vi ringrazio perché è stata veramente un'esperienza, ma noi ringraziamo te, è stata veramente un'esperienza bellissima e spero che possano, diciamo, capitare altre occasioni di collaborazione insieme. Stefano, vuol dire qualcosa? È stata una bella serata alternativa. Mi è piaciuta, sono divertito, è stato molto interessante e piacevole anche per me, era la prima volta. Vuol dire che lo rifarei. bene, allora sicuramente ci sarà una nuova occasione, una nuova avventura. Sì. Bene ragazzi, noi adesso vi salutiamo e mi raccomando, lasciateci un like, iscrivetevi al canale e seguiteci per i prossimi contenuti attivando la campanellina. Ciao! Ciao! Ciao.